film di immediato straordinario successo, che quello che pagò il produttore Rizzoli, sostanzialmente venne ripagato nel giro di 15-20 giorni, no? Un successo straordinario, strepitoso, e da allora appunto questo successo non è mai venuto meno. Ecco, qui c'è un altro elemento importante della vita, della produzione, non solo di Flaiano, ma direi dell'intera cultura del secondo Novecento. Beh, innanzitutto il cinema, Rossellini, no? Tutti gli autori che abbiamo citato, naturalmente gli Visconti, che Flaiano aveva conosciuto, con il quale collabora, Flaiano cominciò a lavorare nel cinema appunto negli anni 40. Poi appunto questo incontro con Fellini, Pinelli, questa stagione straordinaria, 10 anni di successo internazionale, il cinema italiano raggiunge livelli strepitosi, e anche il cinema italiano si distingue dal cinema precedente, almeno quello di Flaiano e Fellini, che vuole distinguersi dal cinema precedente. Un discorso di neorealismo. Per Fellini e per Flaiano il neorealismo in un certo senso non arriva alla profondità delle cose, cioè resta un po' come in superficie, è come se descrivesse ma non penetrasse, perché per andare alla profondità delle cose occorre un più simbolico, occorre un ragionamento di interpretazione maggiore, e secondo loro questo è autentico realismo, cioè non basta raccontare, descrivere le cose come sono, occorre cercare di andare oltre, interpretarle. E in questa interpretazione, cioè nell'interpretazione che mette dentro gli scrittori stessi, i registi stessi nella storia, c'è un in più di verità. Questo è il grande salto, il grande scarto che fanno appunto Fellini, Flaiano e Pinelli con La dolce vita, con Otto e mezzo, ma anche con i film precedenti, ma in particolare naturalmente con La dolce vita. Un altro elemento, abbiamo detto Flaiano, scrittore di cinema in due modi. Flaiano è stato un grande recensore di film, vi invito a leggere le recensioni di Flaiano, ce ne sono di bellissime, bellissime. Però per esempio Flaiano non amava Riso Amaro, perché secondo lui era un film che portava a quella che definiva pornografia sentimentale, che secondo Flaiano è la peggior pornografia, cioè quella del lieto film. Ho detto prima, Flaiano è disincantato, ho già cercato di dire qualche ragione. Per Flaiano il lieto fine non esiste. No? E allora chi vuole mettere il lieto fine ci vuole ingannare, no? Fa della pornografia rosa, della pornografia sentimentale, che è la peggior pornografia possibile, secondo Flaiano. Ecco, Flaiano recensore, poi nel momento del grande successo con il sceneggiatore, del grande successo con Fellini, Flaiano per conflitto di interessi, decide di non recensire più, cioè di non essere nella doppia posizione. No? Quindi fa il recensore fino a quando sostanzialmente è un autore minore, no? Ancora non ha, naturalmente non è arrivato ai vertici, no? Della cinematografia nazionale e mondiale. Poi per tutti gli anni del grande successo, ma stiamo parlando naturalmente della cosa più importante, che è quella con Fellini, possiamo citare il rapporto con Dino Risi, pensiamo a Un amore a Roma, altro film bellissimo, 1960, in quegli anni in cui Dino Risi sta facendo film meravigliosi, Un amore a Roma, Il sorpasso, Una vita difficile, I mostri, film che allora tanto erano molto sottovalutati rispetto a quella che invece è la lettura che possiamo dare oggi, una lettura, no, di una società che è esattamente quella che è diventata ancora di più dopo autenticamente vera. Oppure un altro film, sempre firmato da Flaiano, in questo caso da un altro amico vostro, Tonino Guerra, La notte di Antonioni. 1960, La dolce vita, 1961, La notte di Antonioni, e vi inviterei a guardarli a breve distanza, l'uno e l'altro, perché? Perché La dolce vita è, diciamo,
La dolce vita a Roma. Ma guardate che il titolo, lo sapete meglio di me, vuole dire esattamente il contrario. Non è assolutamente dolce quella vita. È una vita difficile, dura, dura. Vuole dire esattamente il contrario, se pensiamo forse all'episodio, diciamo così, più scottante, no? Quello che poi portò alla censura del film, non è tanto la censura dovuta per esempio all'orgia finale, no? Ma è dovuta al suicidio dell'amico Steiner, no? Al suicidio omicidio, no? Cioè questo intellettuale, no? Che Marcello Rubini vede come una sorta di mito, l'intellettuale scrittore, eccetera, così a un certo punto uccide i propri bimbi e si suicida. Questo è lo scandalo, del film, no? E questa è la dolce vita, cioè è una parte della dolce vita, perché se c'è appunto una caratteristica del film è che dentro c'è tutto, no? Con la potenza sessuale che trasmette, eccetera, ma c'è anche la morte, questa morte drammatica, no? Di un suicidio, no? Che viene raccontato in questa Italia negli anni 60 con la Chiesa cattolica, che è lì, no? Che a un certo punto appunto censura, soprattutto per questa ragione, il film. Ecco, allora, la dolce vita a Roma, la notte Milano, no? E se guardate anche l'inizio di questi due film, cominciano con scene aeree, entrambi con scene aeree, con le scene sulle città degli anni 60, sulle città della speculazione edilizia, per tornare allora ad altri titoli fondamentali del giovane Calvino, del più giovane Calvino, la speculazione edilizia, la nuvola di smog, la giornata di uno scultatore, tutti i lunghi racconti scritti dalla metà degli anni 50 ai primi anni 60. Bene, noi vediamo nella dolce vita l'inizio degli elicotteri, poi Fellini amava gli elicotteri, no? E vediamo queste scene dall'alto di Roma, no? E dei quartieri, i nuovi quartieri di Roma, quelli della speculazione edilizia, quelli che non avevano nient'altro, appunto, che queste case armoni che salivano, eccetera, e se voi guardate la notte, appunto, trovate questa stessa cosa su Milano. Ed è interessantissimo, molto, molto bello, no? Vedere queste due immagini, no? Da una parte la dolce vita a Roma e dall'altra la dolce vita a Milano. Ritorniamo allora a Flaiano, scrittore di cinema. Flaiano, scrittore di cinema, come recensore di film, no? Quindi poi riprenderà sostanzialmente dopo Giulietta degli Spiriti, no? Riprenderà a fare anche recensore. Flaiano, sceneggiatore. Ecco, questo è un elemento che fino ad ora nella critica letteraria in genere è stato un po' sottovalutato, ma in generale, anche perché spesso, qui dobbiamo un po' dire che i registi ci tenevano a dire che facevano tutto loro, ci tenevano un po', non so, Antonioni per esempio in particolare, nei 6 film pubblicati dai Einaudi, dice che sostanzialmente i copioni, poi insomma alla fine uno fa il film, no? E restano lì una specie di dimenticatoio. Quello che conta è la volontà finale del regista. Ecco. Invece credo di no. Ed è una scrittura di tipo particolare, molto interessante. Tra l'altro ha coinvolto una quantità di scrittori, che quindi sono, diciamo, gli scrittori da carta, no, stampata, ma anche scrittori di cinema, che è una cosa diversa, tra l'altro è una cosa anche socialmente diversa, perché generalmente lo scrittore scrive da solo. La scrittura per il cinema è già, per esempio, una scrittura a due, a tre, è già una scrittura collettiva. Il film stesso è un'opera in cui è difficile distinguere chi ha fatto questo, chi ha fatto quello. È proprio un'opera collettiva, però si può tentare appunto di capire qual è la mano dell'uno o dell'altro. Ecco, questo è un altro aspetto molto interessante che si sta sempre di più approfondendo, no? La scrittura cinematografica. Pensiamo a grandi scrittori americani, Fitzgerald, Faulkner, vero, che hanno scritto, no? Pensiamo ai nostri, appunto, Flaiano, Brancati, no? Calvino, cioè scrittori che hanno dato la loro opera appunto al cinema. E questo è tutto un settore interessantissimo, di cui siamo, diciamo, vogliatori. C'è molto da lavorare su questo. E per Flaiano questo
è un settore ricchissimo. Se voi cercate le opere di Flaiano sono sostanzialmente suddivise in due grandi archivi. Un archivio più letterario e si trova a Pavia. No? Quindi se voi cercate i manoscritti letterari di Flaiano dovete andare a Pavia. E poi invece i manoscritti, i manoscritti, le opere di cinema li trovate soprattutto a Lugano, alla biblioteca cantonale di Lugano, dove c'è un grande archivio che va sotto il nome di un altro grande protagonista del nostro Novecento, che è Giuseppe Prezzolini. No? Negli archivi Giuseppe Prezzolini, appunto, che si stanno arricchendo sempre di più di autori, potete trovare appunto un fondo Ennio Flaiano, un fondo molto ricco, molto ben tenuto. In questo fondo di Lugano trovate la maggior parte delle sceneggiature, no? E troverete quanto Flaiano, ha lavorato. Lui si definiva pigro, amava definirsi pigro. In realtà ho trovato una quantità di materiale, no? Una quantità di lavoro che Flaiano ha fatto, appunto recensisce, no? Quindi scrive sui giornali di cinema, di teatro, eccetera, che scrive in modo autonomo, proprio, opere letterarie, racconti, romanzi, aforismi, che scrive opere teatrali. Più celebre opera teatrale di Flaiano è Un marziano a Roma, no? Che fa parte prima di un libro e dopo diventa un'opera teatrale interpretata da Vittorio Gava, che fu un grandissimo successo negli anni, sempre nel 1960. Flaiano è appunto sceneggiatore, Flaiano giornalista. Quindi una quantità di opere di lavoro che sta a dimostrare, per esempio, che in questo sostanziale disincanto, Flaiano cita spesso una frase di Cardarelli, è un amico anche di Cardarelli, no? Che era una delle sue poesie: io sono un cinico che crede in quello che fa. Questo lo dice Flaiano, dice Cardarelli di sé, lo dice Flaiano anche di sé, ossia proprio di questa citazione. Appunto, un cinico che crede in quello che fa, no? E allora, nel disincanto che abbiamo detto, però, Flaiano come altri credono nel proprio lavoro. Cioè, credono di poter dire qualche cosa di importante nel proprio lavoro. E lavorano profondamente. Terzo momento della scrittura cinematografica di Flaiano. Dopo, cioè nei primi anni 60, no? C'è sostanzialmente così, un raffreddamento nella relazione tra Fellini e Flaiano. Le interpretazioni ne sono state date tante, la più, quella che gira di più è che a un certo punto, quando vanno a prendere l'Oscar, no, per Otto e mezzo, prima erano andati per una consegna precedente, poi vanno per Otto e mezzo, Flaiano viene messo in seconda classe e Fellini va in prima classe, no? Cioè c'è il produttore, c'è un'altra cosa. Flaiano scende dall'aereo e riprende l'aereo. No? E questo, diciamo, è il momento così, della rottura, quel momento. E questo, secondo me, è senz'altro vero, però mi sembra uno di quegli episodi che viene insomma, a sancire una cosa che in un certo senso si è già un po' come consumata, cioè forse anche Flaiano non aspettava altro, no? Oppure c'è una sorta di cosa costruita quasi. No? Di fatto forse avevano davvero già fatto tanto, cioè io non so se fosse durare più, se fosse esprimere ancora di più, forse ognuno dei due, infatti se guardate poi faranno cose diverse, no? Cioè dopo 10 anni di grande collaborazione di film che avevano vinto tutto, no? La strada appunto a 8 e mezzo, forse ognuno voleva intraprendere anche strade diverse. Quindi successivamente avrà un altro sceneggiatore, soprattutto Bernardino Zappone, no? Con il quale aveva già collaborato, che poi diventerà il nuovo sceneggiatore e costruirà opere diverse, non molto più sognanti, no? Legate all'autobiografia di un altro tipo, Marconi, Decidere del Mezzo, sono due autobiografie, ma se ci pensate molto, molto diverse, distanti tra di loro. Ecco. E quindi diciamo che si interrompe questa relazione, che poi verrà ripresa successivamente, ma non più a livello professionale, si interrompe questo grande rapporto, insomma, che ha dato così tanto all'arte, alla cultura, non solo italiana, ma del mondo, e Fellini continua per la sua strada, Flaiano
vorrebbe anche fare il proprio il regista, si cimenta con alcune grandi opere letterarie che amo moltissimo. La ricerca del tempo perduto di Proust, di cui costruisce una sceneggiatura molto bella, molto significativa, che poi verrà in parte ripresa e anche misconosciuta da altri, tra cui Suso Cenci d'Amico e Luchino Visconti. Si concentra su alcune opere di Thomas Mann, Tony Kröger in particolare, italiano moltissimo Thomas Mann, e su un'opera, un personaggio che lui piace moltissimo, che è Casanova, che poi Fellini farà non amando Casanova, no? Fellini sarà costretto a fare Casanova perché veramente lo costringe, no? Lo ricatta, no? Se vuoi fare gli altri film devi fare Casanova. Invece Flaiano ama moltissimo Casanova e ci sono appunto tre sceneggiature appunto dedicate a questi libri, no? Tony Kröger, Thomas Mann, Casanova tratto dal romanzo di Schnitzler, no? Sugli ultimi anni di Casanova e appunto La ricerca del tempo perduto. Ma quando io dico però sceneggiatura per dare un'idea, è solo la fase finale di un processo. Perché? Perché se voi andate a vedere appunto gli archivi, vedete innanzitutto i soggetti. Quindi il primo punto è scrivere il soggetto, cioè sono 4-5 pagine. Poi dal soggetto, se il produttore si mostra un po' disponibile, si passa ai trattamenti. I trattamenti è il soggetto, diciamo, che viene esplicitato in maniera più chiara, più evidente, cominciano i primi dialoghi. Per esempio nel Casanova di Flaiano noi abbiamo tre trattamenti. Flaiano descrive per tre volte il trattamento di Casanova. E poi abbiamo due sceneggiature. Poi per varie ragioni il film non riesce ad andare in porto, sarebbe stato George Cukor, è vero, il regista. Per varie ragioni non riesce ad andare in porto. Ecco, Flaiano si cimenta con queste grandi opere. Perché una delle caratteristiche appunto di Flaiano, ma di Piero Chiara e di altri, che sono scrittori che hanno sempre tenuto un po' in sottofondo le loro grandi letture, come se non le avessero fatte, no? sono sempre sembrati un po' più facili, no? Invece sono stati dei grandi scrittori che non hanno mai esibito queste loro letture, ma sono stati appunto grandi letture. Questa per esempio è un'altra delle dimostrazioni, però mi inviterei appunto a leggere proprio per la bellezza e per le scene appunto letterarie e di costruzione della narrazione cinematografica, questi tre trattamenti di sceneggiatura dedicati appunto a Tony Kröger, La ricerca del tempo perduto e Casanova. Ecco, Flaiano quindi negli anni 60 cambia un po' la propria vita anche personale. Gli anni 50 sono stati i grandi anni di Flaiano in via Veneto. Loro vivevano un po' in via Veneto, no? C'è questo gruppo di amici più giovani e più anziani come Vincenzo Cartarelli, no? Che si trovano al Caffè Rosato di via Veneto, se siete presente, adesso non c'è più, comunque c'è l'Erens Bar, dove c'è il vecchio Caffè Rosato, no? Sotto Porta Pinciano, no? Loro si trovavano lì, uscivano dai giornali più o meno verso le 10:30 di sera, e cominciavano sostanzialmente a chiacchierare. E a una certa ora, verso le 2:30, scendevano al Caffè Rosato di Piazza del Popolo, se siete presenti, quindi facevano via a piedi, via di Porta Pinciano, e scendevano al Caffè Rosato di Piazza del Popolo. Quindi questa, diciamo, era un po' la loro vita dei primi anni 50, di chiacchiere, di riflessioni soprattutto letterarie. E chi c'è? C'è appunto Vincenzo Cardarelli, c'è Ennio Flaiano, c'è Alberto Moravia, c'è Elsa Morante, Leo Longanesi quando è a Roma, questo gruppo appunto di scrittori, che poi vede cambiare l'evento, la vede cambiare appunto come poi l'abbiamo vista cambiare, che viene raccontata anche nella Dolce Vita, cioè via Veneto diventa sostanzialmente, come dice Flaiano, una sorta di spiaggia, di località balneare, no? Dove i caffè mettono fuori gli ombrelloni come al mare. Ed è un momento, un passaggio importante nella storia appunto del secondo Novecento, perché è passato sostanzialmente da una società più ristretta, che viene bene rappresentata da questo gruppo di amici, alla società di massa, no? Alla nuova società di massa, di cui
Flaiano è tra i primi a individuare appunto l'aspetto di volgarizzamento, no? Di involgarimento di questa società, no? Che noi naturalmente conosciamo molto bene, di cui abbiamo visto tutti gli sviluppi e vediamo tutti gli sviluppi. La capacità di Flaiano è quella di individuarla all'inizio, al proprio nascere, che è Marcello Rubini. Marcello Rubini appunto è il giornalista che vorrebbe essere uno scrittore, e tra l'altro qui c'è un capitolo che viene tolto dalla Dolce Vita. Se voi leggete la sceneggiatura della Dolce Vita e vedete il film, no? Vedrete che dalla sceneggiatura è stata tolta una parte importante in cui Marcello Rubini aveva questo episodio appunto di scrittura, no? In cui si manifestava maggiormente questa sua ansia di essere un romanziere, uno scrittore. Invece è sostanzialmente un giornalista un po' spiantato, ma è un giornalista nuovo, il nuovo giornalista. Il giornalista, come dice appunto Flaiano, della sensazione, non più della notizia, ma della sensazione, no? Il giornalista che inventa la notizia, che spesso non è vera, per creare interesse, per creare vendite. No? C'è un racconto di Flaiano qualche anno più avanti che si chiama Le Iene. No? Ci sono le iene che entrano in una redazione giornalistica e a un certo punto soppiantano gli altri giornalisti perché hanno il fiuto della morte, hanno il fiuto dello scandalo. No? Cioè sono i nuovi giornalisti. E le iene prendono in mano le relazioni. Ecco, Marcello Rubini è il modello, ma è il modello anche in questo caso non da solo, perché c'è l'altro grande, straordinario modello che è Paparazzo. Cioè Marcello Rubini e Paparazzo sono la storia, l'immagine della nostra seconda metà del Novecento e della nostra società. Un giornalismo dell'immagine. Tutti siamo sempre più schiavi dell'immagine, poi la TV tutto naturalmente si è decuplicato rispetto ad allora. Ma Marcello Rubini e Paparazzo sono la coppia fondamentale, se ricordate fino alle prime scene, quella del night club, no? A fotografare, no? Cosa mangia, no? Poi naturalmente quando muore Steiner, quando si suicida Steiner, cosa fa Paparazzo? No? Cerca di andare a fotografare la moglie, no? Quando viene comunicato.